che vita è? È una pelle, siamo dei camaleonti, cambiamo pelle spesso. Che vita è? Una vita de merda. Vita No, folle. no, però è una vita. In questo momento noi siamo così e nell'album abbiamo scritto quello che siamo adesso. Quindi è un po' un resoconto di questo capitolo della nostra vita. Ora il compito sarà quello di riuscire a farlo arrivare a più persone possibili e riuscire ad ampliare quello che diciamo, quello che pensiamo, alle persone che magari sentono le nostre stesse cose e si ritrovano nei nostri testi, nella nostra musica. Questo è l'obiettivo. Noi vogliamo essere comunque, rispondendo sinteticamente, noi vogliamo essere la versione di band che non siamo mai stati. E in questo momento ci sentiamo la band, quella che desideravamo in passato, ma che non ce l'abbiamo fatta a fare mai. E questa roba ci rende molto molto felici. In passato eravamo un tipo di band che non ci rappresentava al 100%. Eravamo costretti a stare in una bolla, erano delle situazioni in cui non ci facevano essere liberi al 100%. Dopo 10 anni di schiaffi, di separazioni e varie cose, possiamo dire di essere felici per avere una versione di band che desideravamo da quando eravamo bambini. Quindi siamo la versione di noi stessi più bella che abbiamo mai provato. La paura è mettersi in gioco con un nome nuovo rispetto al brand che ci contraddistingueva in passato è un rischio e fa paura, cioè saremmo ipocriti dire il contrario, no? Quello che ci ha dato coraggio è il fatto che abbiamo le idee chiare per quello che vogliamo dire, per quello che vogliamo essere, e andiamo avanti come i treni pur avendo un nome nuovo. Quindi noi siamo questo, chi c'è stato, ok, magari c'è adesso, chi non c'è più, ok, chi ci sarà, chi non ci sarà, non ci facciamo questi problemi, noi diamo quello che vogliamo dare. Poi chi ci segue, cioè io seguo un artista perché mi piace, perché condivido quello che dice. Se non ci seguono, vorrà dire che non saranno simili a noi. A questa sicurezza che dice Alessio, però si contrappone anche una spiccata, secondo me, un piccolo senso di non insicurezza, ma di voglia di fare le cose fatte per bene, che è una cosa che ci portiamo dal passato che ci ha traumatizzato un po'. Quindi quella cosa del dire ogni piccolo mattoncino che mettiamo, però ci pensiamo tanto, oddio, se questo poi non piace, se questo, cioè quella paura del aver sofferto in passato e cercare di correre meno rischi possibile per non sbagliare adesso, però non meno rischi nel senso che non vogliamo rischiare. E come dici, cavolo, mi sto giocando la cosa in cui credo di più e voglio evitare di sbagliare, quindi la voglio fare alla perfezione. Quindi ogni piccolo tassello comunque è ponderato, parlato, discusso, litigato, è una cosa che poi in passato non è mai avvenuta e forse ed è uno dei motivi per cui il progetto passato non ha poi di base funzionato a lungo termine. Sì, infatti, anche se siamo separati, non tutti nello stesso posto, riusciamo comunque a essere sempre in contatto tramite la tecnologia odierna. Questo ci permette di essere sempre come se fossimo insieme e soprattutto farci forza, perché poi la band c'è di buono che a differenza dell'artista da solo, sei una gang. Che fai forza a vicenda, quindi è una bella fortuna essere quattro persone che lavorano. Abbiamo trovato un sacco di gente nuova che prima non c'era, innanzitutto. E lo zoccolo duro che avevamo in passato è affezionato, quindi magari è un po' di parte, però la sorpresa è stata trovare persone che prima assolutamente era ignara di noi, di quello che facevamo. Mentre invece adesso è completamente gasata da questo progetto, ma di tutte le età, che abbiamo beccato dal ventenne al cinquantenne, uomini, donne, questa roba è, cavolo, finalmente, non solo perché siamo dei ragazzini sui giornalini, su pop music, e quindi bello. Poi penso che per la prima volta il un traguardo molto
molto importante per noi è stato quello di vedere apprezzati dei testi scritti effettivamente al 100% da noi, delle produzioni fatte al 100% da noi, e questo ha un valore inestimabile per un musicista, per un artista, cose che, sempre ricollegandoci al passato, ovviamente non avvenivano. Quindi, comunque, tante novità, un riscontro bello, come dice Alessio, un pubblico molto eterogeneo. Bello, l'aria fresca. C'è anche chi ha detto, ragazzi, non mi fate schifo, nel Dillo chi è senso, stato. certo, Dillo chi è stato. vabbè, principalmente poi sono conoscenti, quindi ce ne freghiamo, andiamo per la nostra strada. Allora, la giornata tipo parte dal giorno prima che ci sentiamo. Vabbè, ovviamente gran parte del lavoro lo facciamo io e Alessio perché siamo tutti e due a Che Milano, siamo i lui e più lui. Io bravi. ho uno No! studio e quindi lavoriamo tanto insieme, però ci confrontiamo tantissimo pure con gli altri. Però ci si aggiorna il giorno prima, tipo domani ore 10, 11, 9, decidiamo un'ora, sempre studio, caffè, si comincia a lavorare fino a metà pomeriggio, ma con scioltezza proprio, Entrare in un'altra dimensione allo studio. senza pensare troppo. Adesso, allora, oggi facciamo un pezzo così, oggi facciamo quest'altro, cioè ci vediamo e scriviamo, Sì, ma esci da quindi lì con i questa. capelli bianchi, Poi eh. una certa, sì, a fine Si giornata vede, sei si vestito, vede. Si vede, infatti. ce l'ho qua io. Ce l'ho io perché ovviamente io passo al computer e mi devo sorbire poi. Ah sì, è più stressante. Beh, innanzitutto partire da un concept di cosa parlare, cioè ok, ci vediamo in studio, dobbiamo scrivere questo brano. Alessà, guarda, oggi sono incazzato nero, scriviamo un brano che parla di, non so, di lotte clandestine tra, non lo so. Sì, Vabbè. di solito io vado adesso e proprio gli chiedo come ti senti Esatto. oggi? Come ti Come senti ti oggi? senti? Ok, andiamo. C'è stato un giorno in cui ho detto sto bene oggi? No, no, no. Infatti si Recentemente sente no. nel disco. Esatto, però il bello è che parti da un'idea, ma può essere anche un'idea che mi ha dato un libro, magari un articolo di giornale o una cosa che ho letto online, e parliamo di questo e quindi ecco, partiamo con un beat, con degli accordi, con delle idee scritte a mano e da lì nasce poi processo creativo che è boh, senza senso, diciamo. Poi abbiamo Quello che confronti, ovviamente tra noi quattro ci confrontiamo poi su tutto, cioè su chi scrive il provino o fa l'idea, lo manda in chat comune, abbiamo, ognuno dice la sua Esatto. e poi da lì si aggiusta e diciamo, si fa un lavoro comunque, cioè siamo in quattro Sì. e quattro teste. Morto per te. Bella domanda però, aspetta. Beh, no, ho detto morto per te perché fa ridere che quello è il testo fake che ho detto senza senso all'inizio, è rimasto quello. Cioè, quindi è nato veramente in 5 One minuti, shot. one shot. Qual è stato il pezzo in cui abbiamo impiegato più tempo a chiuderlo, dici? Diciamo che ho più tempo relativo perché magari a volte un pezzo ci vediamo una mattinata, o magari a volte è successo pure di scrivere pezzi con altri amici autori e quindi questi amici autori li ribecchi dopo un mese per chiuderlo, quindi. Il tempo più lungo, per tempo più lungo parliamo comunque entro la settimana. I pezzi più decisi che anche magari tu da ascoltatrice puoi captare, quelli più decisi sono quelli nati in meno tempo. Quindi magari in un pomeriggio nasce quella roba lì, magari dai qualche rifinitura, ma è quello. Giuda è nato in 3 ore, in 2 ore. Io al computer ho fatto tutto, provino, cosa, ho mandato a loro, minchia che bomba, vai. Più Vabbè, quelle sono robe che che altro vengono poi dopo. le cose in cui, tra virgolette, perdiamo più tempo sono nella produzione, nel senso che ovviamente c'è un concept anche sonoro da portare avanti, però in molte cose, ad esempio, io sono molto legato alla vecchia scuola, quindi a una batteria probabilmente più suonata, un po' più vera, e quindi su certe cose tendo a fare più fatica No, nel allora non è dire. vero, sei molto aperto sul Sono suono. molto aperto e 10 anni fa invece ti avrei rotto le scatole e così. Lo Sono so, molto aperto, però su certe cose, ad esempio, ci perdiamo più tempo perché a me piacerebbe avere un'altra
una specie di un sound un po' più analogico, un po' più così, invece ovviamente poi va visto il progetto da fuori nella sua interezza ed è giusto che le cose vadano poi come definiamo in quattro, però sì, il tempo diciamo che si perde più sul lato diciamo produzione e suoni. Per quanto riguarda le composizioni è diventata una belva questo qua. Ma quel sound che senti è veramente di getto pure, non è che ci perdiamo tanto tempo, però ecco, poi magari facciamo una bella copia, mix e master, magari insieme ci mettiamo e facciamo una bella copia, però molti dei provini, se tu senti i provini delle canzoni che adesso sono sull'album, erano esattamente questi. Ecco, ad esempio Morto per te, proprio la prima bozza c'aveva un andamento ritmico completamente diverso, sì, però. Ad esempio, se vogliamo dire. Sono stati Room 9 che poi hanno trovato una chiave molto più radiofonica, infatti li ringraziamo. Guarda, posso dirti, anche Basta sei l'ennesima persona che ci chiede riguardo a quel tipo di pezzo, perché evidentemente incuriosisce, visto che parla di solitudine, e la solitudine è un tema caro a molti di noi, voi, insomma. Sì, è il pezzo che parla di solitudine, che è l'emozione per eccellenza del XXI secolo, secondo me, perché poi la tecnologia aiuta molto, ma fa anche sentire molto solo, ci fa anche sentire molto soli. Quindi ho parlato di pillole, di sentirsi solo, di pillole per dormire, di dare molto alle persone quando invece magari è meglio trattenersi, e è un po' la realtà che non solo riguarda me, riguarda noi, ma riguarda un po' tutti, perché sfido qualunque adulto a non essersi mai sentito solo nella vita. Quando diventi adulto sei solo e la vita è tua poi. Quindi abbiamo messo in musica tutto quello che avevamo e tra l'altro è uno dei miei pezzi preferiti del disco. Poi Mister. Ah, poi c'è Mister. E Mister parliamo di buttarsi e non rimanere in panchina più che altro. Siamo una generazione che abbiamo talmente tanti circuiti, talmente tanti modi per far arrivare quello che siamo, no? Piattaforme, social, e forse sono talmente tanti che molte volte rischi anche di non voler, perché è talmente tanto che non sai manco che pesci piglia. Di perderti proprio, cioè c'è troppa scelta. E quindi molte volte è bello buttarsi senza chiedersi come, ma buttati. Tanto poi se non ci provi, al massimo non succede comunque. Quindi provaci che magari qualcosa succederà. Questo un po'. Non vediamo l'ora, perché so che suoniamo dal vivo per bene. A sbigliettamento sono veramente dal 2015. Quanti so? 7 anni? Più. No, di più. 8 anni. 8 anni, quindi per noi è tipo... Cioè, io me la sto a far sotto, non so voi, però sarà bello anche tornare in sala prove. Stiamo facendo le prove in questi giorni, e domani cominciamo la prima prova e sarà strano. Un po' ci tirerà anche un po' sul morale, perché poi il musicista vuole stare sul palco al di là di tutto. Quindi vediamo un po' cosa succederà. Noi ce la mettiamo tutta, e soprattutto abbiamo fatto un album che live ci diverte da morire. Quindi sarà bello suonarlo.